Buongiorno a tutti, mi chiamo Luca Iaccherino, nella vita normale faccio il critico gastronomico. Mi chiamo Michelangelo Mammoliti e sono lo chef della Madernassa a Guarene. Oggi proverò a fare una fonduta. Oggi vi preparerò la mia fonduta, stone. Nella mia ricetta domestica uso 4 etti di fontina, 250 ml di latte, 30 g di burro e 4 tuorli. Incominciamo con gli ingredienti principali, quindi l'osa di pepino Celli tagliata a cubetti, dei crostini di pane che faccio alla Madernassa con questo pane a lievito naturale, limone alla marocchina e miso, e della raschera. Allora, la fonduta si può fare naturalmente con diversi formaggi. Uno di questi formaggi che va benissimo ed è piemontese è il raschera o la raschera. Ciò nonostante, la fonduta originale come nata viene fatta con la fontina valdostana. Questa è la fontina valdostana che io utilizzerò per fare la mia fonduta. Per prima cosa metto sull'acqua, perché a casa mia si fa a bagnomaria la fonduta. Tradizionalmente le fondute vengono fatte all'interno di un pentolino a bagnomaria. Se si riesce a tenere una giusta temperatura e a seguire bene la fonduta, si può fare anche con un metodo diretto. Prendo la fontina. Bene, la nostra fontina la tagliamo a cubettini perché va messa in ammollo nel latte. Io di solito la metto in ammollo nel latte, se riesco, la sera prima o la mattina stessa, perché i vecchi, le nonne, dicono che l'ammollo nel latte la rende poi più facile da sciogliersi. Mia nonna peraltro cucinava malissimo, quindi non credo di aver imparato da lei molto di utile. Quindi prenderemo una parte di raschera e la taglieremo a cubetti, eliminiamo la crosta, prendiamo la losa e la mettiamo a freddo all'interno di questo pentolino. Aggiungiamo il raschera insieme. Allora metto i miei cubetti qui, ta 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 ta, e ci metto del latte. Latte meglio se intero, naturalmente. Il latte, un latte intero all'interno della casseruola e della doppia panna. La particolarità di questa panna è che ha una materia grassa superiore al 45%. A questo punto accendiamo la nostra induzione a una temperatura che non superi gli 80 gradi. Intanto taglio un pezzettino di burro, che è quello che mi servirà, sempre a occhio, sono assolutamente, mi affido alla spanna. E adesso sto per fare un disastro, perché il prossimo passo è separare il tuorlo dall'albume. I tuorli d'uovo preferisco non metterli per lasciare la fonduta neutra, per esaltare il formaggio e per far sì che si senta nel miglior modo possibile il tartufo. Vediamo, oh, colpo di scena, ecco qua, tolgo l'albume e rimane il tuorlo. Allora, utilizzeremo la maizena come addensante, in modo tale che le persone che sono intolleranti al glutine possano degustare questo piatto. Mi pulisco le mani, perché in cucina bisogna sempre essere puliti, e a questo punto il pentolino del bagnomaria è la temperatura giusta. Dunque, posso di fatto metterci il burro che comincia a sciogliersi. Dopodiché metto il latte e la fontina, tutto assieme. Aggiungo un pizzico di sale. Bene, a questo punto giro, così il calore si distribuisce omogeneamente e in effetti, come vedete, la fontina comincia già a sciogliersi. La maizena la metteremo a occhio, perché la cucina è sensazione, ragazzi. Bene, la fontina è praticamente fusa, i miei due tuorli sono qua e io semplicemente li metto dentro e continuo a girare. In realtà dovresti togliere il pentolino, aggiungere i tuoi tuorli d'uovo e poi rimettere sul fuoco in modo tale che si leghi poi la tua fonduta. Ma sul fuoco sempre nel bagnomaria o sul fuoco sulla piastra? No, direttamente a parte. Il nostro formaggio è fuso, vedete? Temperate la maizena con dell'acqua fredda, non utilizzate mai dell'acqua calda perché andrete a gelatificare gli amidi della maizena. In funzione di questa quantità andremo a mettere un paio di cucchiaini, vedete? Uno e due. Voilà. Per aggiustare la mia fonduta come consigliato, pensavo di aggiungere un tuorlo.
porteremo a bollore la fonduta, vedete, man mano lei si addensa. È perfettamente omogenea ma ancora un po' liquida, diciamo. Ne aggiungo ancora un quarto per avere proprio certezza. La fonduta è pronta. La assaggiamo e lo versiamo nel nostro bagnomaria. E lo teniamo sugli 80 gradi. Giro. Sta diventando bella gialla come deve essere la fonduta. Sto facendo una delle fondute migliori della mia vita. E ci occupiamo dei nostri crostini. A questo punto, nella nostra padella utilizziamo il burro a tartufo bianco. Salo leggermente il burro a tartufo. Ok. In modo tale da avere una salatura uniforme sui nostri crostini. Io considero per ogni piatto di fonduta almeno dai 5 ai 6 crostini. Dopo 2 minuti a girare è diventata, come vedete, è liquida ma comincia a essere cremosa, no? Si attacca al cucchiaio. Vedete? I crostini sono pronti. Quando sono dorati non devono essere proprio caramellati. Spegniamo la piastra. L'assaggio. Di una bontà assurda, ragazzi. È squisita, squisita. Vi ricordate il formaggio di prima in cubetti? Eccolo qua. Questa è una fetta di losa tagliata alla fettatrice. Vi chiederete come mai ho messo la buccia. Sostanzialmente perché ha un sentore molto vicino al tartufo bianco di Alba. Terminiamo con i crostini. Quindi la pimpinella che ha un sentore molto vicino alla nocciola e l'oxalis che mi serve per apportare al piatto una nota acidula. E adesso la verserò nelle 2 cocotte per finalmente accessoriarla di, non di tartufo, di tartufi. Adesso vi spiegherò perché. Vedete, la nostra fonduta è sciolta, è cremosa sul nostro piatto, vedete? Generosamente. Ed è finalmente il momento del tartufo che possiedo. Questa è una mandolina e un piccolissimo rasoio che permette di tagliarlo a piccole lamelle. Questo è il tartufo bianco d'Alba. E quindi poi terminiamo col tartufo bianco di tartuflanghe sul nostro piatto. Ecco qua, questo è il super classico. Fonduta, tartufo bianco d'Alba, è una meraviglia. Secondo piatto invece, se non avete a disposizione il tartufo bianco di Alba, potete aggiungere quest'acqua di melano sporum, cambierete leggermente il colore della vostra fonduta, ma sarà veramente buono, ragazzi. Guardate, guardate. Per la seconda, invece, utilizzo una cosa diversa, cioè utilizzo un perlage di tartufo nero. Mi hanno spiegato, si ottiene sferificando l'acqua del tartufo nero, estratta dal tartufo nero. Qui possiamo aggiungere leggermente del pepe mignonette, che okay? Ci sta bene con il tartufo nero anche. Ecco, con questo perlage di tartufo nero, semplicemente lo poggio sopra, voilà, la mia cocotte con la fonduta. Aggiungiamo sempre il tartufo liofilizzato melano sporum qui sopra. Andiamo a briciolarlo. Guardate che bello. Voilà. E quindi terminiamo con delle lamelle di tartufo liofilizzato. Rispetto al tartufo bianco, che c'è solo in autunno e all'inizio dell'inverno, questo si può utilizzare sempre. Quando servo questo a mia moglie, ai miei bambini, loro poi lo girano di modo che il caldo della fonduta sprigioni gli aromi del
caviale, del perlage di tartufo e poi si mangia. Allora ragazzi, una cosa molto importante da non sottovalutare: un tartufo bianco d'alba fresco, maggiore sarà il calore del piatto e più avrete un profumo accentuato del tartufo bianco. E voilà. Fammi assaggiare. Devi essere onesto, devi essere onesto. Onesto. Non è che ti mangi tutto il tartufo e lasci la fonduta, eh? Fonduta ti resta sempre. C'è qualche gomma di cremento, però. Ma sei proprio uno stellato, eh? Siete insopportabili quei stellati. Me la mangio io, no? Cioè, come può. Adesso assaggiamolo tu. Sì, volentieri. Da cosa mi consigli di partire? Dal bianco. Vado? Così la temperatura è corretta. Che ne pensi? Può servire? Diciamo che il burro al tartufo dà veramente un pezzo in più, eh? Questo non solo è nero, ma hai usato l'acqua nella fonduta e liofilizzato sopra. Il liofilizzato ha un'intensità rispetto al nero normale molto più potente. Molto più potente, sì, perché sottrae l'acqua del prodotto e va a concentrare il sapore proprio del tartufo in sé.